Allora, Yolanda Nanni, innanzitutto lei ha fatto un intervento polemico nei confronti del governatore Maroni e della sua giunta a proposito del piano della mobilità. I conti non tornano, ci dia lei i suoi numeri. Sì, i numeri che abbiamo estratto peraltro dal piano regionale sono i seguenti. Il 95% delle risorse disponibili, pari a circa 2,2 miliardi di euro, andrà tutto in grandi opere come autostrade e tangenziali. Parliamo di autostrade come Pedemontana, incompiute o come Brebremi, cattedrali nel deserto. Solo l'elemosina, quindi il 5%, pari a circa 115 milioni di euro, andrà all'intero trasporto pubblico locale della Lombardia, quindi ferrovie, treni, tram, metro, stazioni. Ecco, questa è la verità pura, perché questo emerge dai conti della serva che si fanno leggendo il PRMT che dà questi dati. Ecco, noi chiedevamo l'esatto contrario, ma proprio in coerenza col piano regionale, perché questo piano regionale, fra l'altro, dice anche che molti progetti di grandi autostrade che Maroni definisce azioni cardine prioritarie sono ormai obsoleti e supportati da studi di flussi di traffico non più reali, non più attuali. Abbiamo visto che in questi ultimi 10-20 anni sono cambiate tantissime cose in Lombardia, ma basti vedere la frequentazione di un'autostrada come Brebemi, deserta, per cui a nostro parere il 95% delle risorse doveva andare sul trasporto pubblico locale, in coerenza con i dati dello stesso piano regionale trasporti. E non solo, anche considerato il fatto che la Regione Lombardia ha ricevuto un ultimatum dall'Unione Europea proprio quest'estate per quanto riguarda gli sforamenti della qualità dell'aria, la peggiore e la più inquinata d'Europa, e quindi bisognava prioritariamente anche agire per prevenire questo. Sappiamo che il traffico, il congestionamento delle nostre città provoca un innalzamento vorace di questi livelli di inquinamento. Ecco, a tutto questo non si è pensato che adesso ci sarà una procedura di infrazione che oltretutto costerà care salate ai cittadini lombardi e che si poteva evitare con un piano regionale di mobilità e trasporti che non favorisse le lobby del cemento, gli speculatori, gli affaristi, ma i 10 milioni di cittadini lombardi, 700.000 viaggiatori lombardi che tutti i giorni prendono treni e mezzi pubblici. Voi vi siete avvalsi di un ingegnere per arrivare a questi... Certo, il Movimento 5 Stelle nell'analisi documentale si avvale sempre di competenze. Nella fattispecie noi ci siamo avvalsi di un ingegnere delle infrastrutture, quindi con un'ottima conoscenza del sistema stradale, viario, ferroviario, lacuale e aeroportuale, per poter sviscerare queste oltre 200 pagine di dati tecnici del piano regionale. Ed è proprio da lì che è emerso che gli stessi dati dei tecnici regionali che hanno redatto questo piano portavano alla conclusione proposta dal Movimento 5 Stelle, cioè è necessario, urgente e anche in rapporto ai costi-benefici investire non nelle grandi opere ma nel trasporto pubblico locale, quello che impatta sulla nostra vita. L'ingegnere? L'ingegnere Natale Izzo.